Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale, io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Bentornati in casa Redfield, allora ragazzi dunque in casa Redfield potete vedere già eh, osservando purtroppo il volto di Dylan. il lutto regna ancora sovrano, perché vi ricordo che da poco è venuta a mancare la... Sì, ciao, tu stavi ancora qua. È venuta a mancare la moglie di Dilan, ovvero la nostra Jill, ovvero l'erede della seconda generazione, madre di Sherry e Rebecca, le nostre gemelle, e ovviamente Sherry, la nostra erede di terza generazione, che è qui. Il nostro Mirko... Uh, fidanzato di Rebecca, la non erede, quindi fra le due gemelle, si sta facendo una doccia. La nostra sta quasi per svegliarsi. La nostra erede, come va? Tutto a posto, ok. Tu andai al lavoro fra 24 ore, stai meglio di noi. Uh, tu, invece, tesoro, come va? Bel lavoro, vabbè, quello uh, dei pazienti, ok, perfetto. E infine tu, caro, che invece ha lavoro fra due giorni. Ok, perfetto. Vedete ragazzi, lui sta così. Proprio non riesce a superarlo. Ragazzi, sapeva che Jill comunque aveva la, la sua età, sapeva magari no? Che il momento era prossimo, come dire. Però un conto è saperlo, un conto poi comunque ragazzi è viverlo. Comunque oggi ragazzi si festeggia il nuovo anno. Nello scorso episodio abbiamo festeggiato il Capodanno. Un Capodanno ragazzi un po' ehm, agrodolce, come avevo già detto nello scorso episodio. E, ed ecco che ve lo qua. caro, fai una bella cosa, fai il bucato. Ecco, renditi utile. Qua che è? Oddio sì. Altra volta ragazzi l'incendio mica me ne raccorta. è accorta. Sempre molto sveglia. Dove vai caro? Così? Se li sei intascati per quale motivo i panni? No vabbè ragazzi non ho parole davvero Ti prego fai il bucato e aggiungi la lavatrice renditi utile perché qua bisogna rendersi utili Perché sì io immagino ragazzi che in questo momento comunque tutti un po' si prodigano per eh, rendere la vita di Dylan il più semplice possibile Non è facile eh, mh, affrontare comunque un lutto Quindi cercano tutti di fare del, del loro meglio Ecco Lasciamo la privacy, ecco, a, a Dylan caro. Eh, potresti cortesemente, sai com'è? Lavare il bucato? Grazie, eh, non è che voglio farmi gli affari tuoi, pulisci la vaschetta e poi asciuga. E quindi si diceva Oggi è anno nuovo. Quindi, ragazzi, ovviamente, si passa in famiglia, cara. Una volta che ti sei anche fatta una doccia, dovresti però portare lei a spasso. Le darai un abbraccio confortante. Perché sì, ragazzi, questa qua, poverina, povera nemessina, anche lei ha bisogno di una passeggiata. Però no, tesoro, no, non adesso, non ora, non ora, non ti preoccupare, prima ti, ti dovresti, come dire, fare la doccia. Allora, intanto tu, caro mio, uh, potresti lavorare sul carisma. Perché. In futuro sicuramente ti servirà e io ragazzi volevo dirvi intanto una cosa allora, già mi sto perdendo ok di qua volevo intanto proporvi ecco una cosa come ben sapete per chi segue la la challenge il sogno della nostra erede sherry è quello di aprire una scuola di ballo io qui ho diciamo um, creato quella che è la già da un bel po di pisa di ormai quella che è la palestra in cui i ragazzi si allenano. No, la, il suo corpo di ballo, diciamo, si allena qui. Però volevo ehm, o costruire o trovare un lotto, insomma, no. Che ehm, rappresentasse appunto questa famosa scuola di ballo, ragazzi. Quindi volevo chiedervi. Avete piacere di realizzare voi un lotto, delle misure che preferite, del costo, ovviamente ragazzi queste sono le finanze, quindi eh, regolatevi di conseguenza, non vogliamo farli restare proprio a secco. Però è così, eh, tipo anche sui 150.000, anche 200.000 simoleon andrebbero bene, quindi massimo 200.000 del valore, massimo di 200.000 simoleon per la nostra erede di terza generazione, la nostra Sherry. Se vi interessa fatemelo sapere Altrimenti io cercherò O di costruire qualcosa io O cercherò comunque un lotto ragazzi Che possa appunto fungere diciamo da Vai, vai a darle un abbraccio confortante E poi eh, mettere il guinzaglio dopo Che possa dicevo si fungere da ehm, eh, Da eh, Da scuola di ballo ecco Quindi eh, Cara si sì, stai morendo di freddo Dovresti metterle il guinzaglio Forza puoi farcela Vai non pensare troppo che pensare ti fa male. Poi protezione animale deve fare una passeggiata mh, breve, giusto per portarla fuori a fare i suoi bisognini, perché lei ne ha bisogno, povera. No, nessuna avventura. Vai a fare una passeggiata, tesoro. Non, non opporti al destino. Ma così vai conciata, vabbè, mi fa tanto piacere per te. La nostra, ovviamente, sempre il suo look proprio da eh, La prima cosa che ho trovato nell'armadio. E vai anche tu in bagno, cara. E fate una doccia, perché il nostro Dylan, ragazzi, è proprio distrutto. Non... Io lo immagino, ecco, tipo che si ributta un po' sul letto, piange a fiumi e poi si fa un discopisolino, perché lo immagino proprio distrutto. E anche Sherry, ragazzi, che sta proprio a pezzi. Fra sette ore staranno meglio, però sta a pezzi. Lui è qui, è, è gelato. Caro, sei gelato? Smettila un secondo. Quindi abiti, cambia abito, indossa qualcosa... Ecco e poi esercitati E come dire anche Sherry ragazzi che lo sappiamo è un po' una lady del cacchio Cerca in tutti i modi di eh, rendere la vita del padre più semplice Quindi magari ecco sarà lei a organizzare il pasto grandioso eh, Sua sorella sta portando fuori Nemesisina quindi tocca a lei Butta il cibo avariato tesoro datti una mossa proprio te lo dico... Uh, Ambres, Ambres da E quindi um, sì, cercheremo di festeggiare questo nuovo anno. Anche perché c'è una sorpresa per il nuovo anno, ragazzi. Quindi vedete, il nostro è qui. In realtà, non si sta solo come dire. Allenando a, a migliorare il suo carisma. Vedi, sta. Vedete, cioè anzi, sta cercando più che altro di um, preparare un discorso importante. Lo vedi, Rebecca? Noi abbiamo una marcia in più, siamo perfetti. <ride> sì, ok, no. Così non va bene. Eh, allora, ascoltami bene, ho un'idea. Che ne dici se ci sposassimo? Eh? Io, insomma, ti amo, stiamo insieme da tanto tempo. Penso sarebbe la soluzione migliore per entrambi. No, così non, non va bene. Rebecca, io ti amo e voglio sposarti. Vuoi sposarmi anche tu? Eh? Sai, siamo perfetti l'uno per l'altra e. Sì io e te per tutta la vita va bene si sì, dai si sta eh sì, ragazzi questa è la sorpresa vuole chiedere a Rebecca la mano prima ovviamente ragazzi eh, tesoro cara mettiti qualcosa altrimenti ci muori di freddo ecco vieni qui e cucina un pasto grandioso fai 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 mm, il prosciutto Cara, come va? Non dovete arrivare dall'altra parte del mondo C'è cioè la zia Claire, oh mio Dio, ragazzi Guardate Claire No, io non ce la faccio Cioè, è stupenda anche da anziana, eh Però fa veramente, ragazzi fa, fa strano vederla anziana, vi giuro Eccola lì Vabbè, ma dai, ma scherziamo uh, Caro, ti prego, pensaci tu Ripara mm, Ecco, ragazzi Lo stato di lutto è finito, però io immagino comunque, vi dico la verità, che il nostro, mm, cioè, voglio dire, sì, è vero che stanno in lutto da un po'. però ora, onestamente, chi è che è stato in lutto fino praticamente a un nanosecondo fa, e poi all'improvviso non è più in lutto? Quindi immagino che anche se adesso non c'è proprio lo stato di lutto, comunque, non è che sia proprio la persona più felice del mondo, quindi magari, ecco, questi lavoretti anche in casa. Lo aiutano a... No? Ecco, ora addirittura sei giocoso Bene, mi fa piacere Questi lavoretti a casa lo aiutano pure a riprendersi un po' Lei, ragazzi, ancora è ancora in lutto Sinceramente pensavo... Sarebbe... Cioè... Che la prima a riprendersi, insomma Conoscendo il caratterino E invece no, ragazzi, va bene eh, Cara, avete finito? Senti, fai una cosa Chiedile di fare i bisogni Perché altrimenti la vedo dura Incoraggia ecco a fare i bisogni, perché altrimenti qua. Raggiunto il livello 4 di cucina, diventata buona amica, ha guadagnato. Ok, perfetto. Tu qua, come te la stai cavando? Dai. Eh, stai, procedi? Su, non, non, non va male. Eh, qua, ecco, asciuga caro. E poi eh, questo ci penso io, non ti preoccupare. Cara, tu invece, la cucina come va? 20 anni per fare una cosa a base di prosciutto mi fa tanto boh, piacere. Pulisci anche questo, caro. Vedete, però, lei ci mette tutto l'impegno. Si vede che già fa schifo, eh? Perché già già un aspetto, ragazzi. Quel coso, io eh, non lo so. Fa veramente schifo, però, vabbè. E, mh, doveva essere il pranzo, ma come al solito in The Sims, no, oddio, dai. Zitti che forse è, dis è discreto, oh, normale, brava tesoro, è normale, brava. Allora facciamo che a fa sto punto la cena perché voglio dire potresti infornare qualcosa? Ecco, tipo dei biscotti allo zucchero, giusto per, eh, come dire, festeggiare il nuovo anno. Questo c'ha una fame ragazzi che moschiatta pure lui, quindi sbrigati tesoro perché... E nel frattempo direi che... Vediamo un po' ragazzi, perché abbiamo giovani stelle, no, direi che a questo punto il club della famiglia eh, potrebbe crearlo la nostra Rebecca. Quindi sì ragazzi, la nostra ha organizzato, cioè ha creato il club che inviterà questa sera... Mentre il nostro sta qua vive qua davanti. Tesoro non ti preoccupare. Vedrai che andrà tutto bene. Eh, anzi, perché non cogli l'occasione? Per, secondo me, ragazzi, vede che oggi quello, colui che dovrebbe diventare il suo futuro suocero, magari ha un. No. Sta messo meglio di umore a livello di umore. E magari caro. Siediti qui un secondo perché il nostro si fa coraggio, ragazzi. Visto che Dylan è un po' all'antica, secondo me verrà qui e gli dirà: Senta, caro signor uh, Redfield, perché poi il uh, cognome ovviamente è Redfield. Ecco. Siediti, caro, perché devi parlare con Dylan mm, bocca al lupo. Impara a conoscere. Visto che magari è più una scusa per allora, uh, chiediti della giornata. Sì, vabbè, vi abbracciate. Se vi abbracciate già, eh, allora. Oh, che carini. Devi parlarmi? Sembra che tu abbia, come dire, voglia di dirmi qualcosa. Sì, sa, la vita non è un gioco. Quindi io ho una cosa importante da dirle. Non abbiamo avuto molte giornate di sole ultimamente. Io spero che lei prenderà bene questa notizia. Beh, da quando ti sei trasferito qui ho avuto modo di vedere che sei un bravo ragazzo. Non corri con la macchina. Certo, Dina, perché non ci sono le macchine. Voglio dire, vabbè. Um, e inoltre insomma riesce a mangiare la cucina di mia figlia Quindi magari fossero tre mezzini a formaggio grigliato decenti eh, quindi puoi dirmi tutto Ma a me vanno bene anche tre mezzini che, cu che cucina Sherry Sa eh, non sono un lama quindi eh, Sì vabbè ma sappiamo che mia figlia non sa fare neanche un cappuccino Quindi sei veramente insomma un ragazzo molto dolce a dire quello che hai appena detto, però a certe volte mi lascia come una statua quando cucina lei. Vabbè, insomma, non dovete parlare di tua figlia. Puoi dirmi tutto, insomma, lui discuterà degli interessi. Vede, in questo giorno di festa, ecco, no? Eh, al, diciamo che dopo cena io vorrei chiedere a sua figlia di sposarmi e volevo sapere se lei è d'accordo. E guardate Dylan, ragazzi. Eh, lui aspettava questo momento. E come se lo aspettava, ragazzi? Cioè, ma guarda, mi stai regalando una giornata di sole. Capisci? Io oh, non è che volevo fare una guerra per non farvi dormire insieme. Però sai, ti sei trasferito qui. Capisci? Io devo proteggere la mia bambina. E il fatto che ti abbia permesso di trasferirti ti mh, avrà sicuramente fatto capire che non ho nulla. Ehm nei tuoi confronti no eh, no no certo io l'ho apprezzato molto <ride> comunque si ha ragione Sherry neanche tra mezzini eh? <ride> eh eh già non è certo un artista del fornello comunque la musica cambierà ne sono certo a lui speriamo perché sennò anche la mia salute è a rischio ok va bene basta così siete arrivate voi dove siete ancora basta ma la passeggiata doveva essere breve ve lo ricordate è vero che doveva essere breve vi prego Basta, tornate a casa. Torna a casa. Tu pure ti prego, chiamala. Perché uh, direi: Basta così. Tornate a casa, Gil, Gill. Tesoro. No, non possiamo farti visita. Questa è una cattiveria. Allora, dunque, siamo pronti. Direi che a questo punto si cena presto. Quindi, cara sbrigati a tornare. Perché dobbiamo invitare la famiglia. Allora. Famiglia E secondo me lei assolutamente eh, inviterà, eh? Chiama la linea diretta della tristezza, chiama la tesoro perché così magari, come dire, superi. Ammazza o oh, proprio a velocità della luce, crolla qui. Eh, torna indietro, tesoro, loro stanno ancora chiacchierando eh, perché sì, ha avuto la benedizione, quindi ora, altro che felice, bene. Direi che dobbiamo accendere assolutamente della musica. Per festeggiare questo momento Vieni, ti insegno Anzi, no Vieni qui Balliamo, eh Capiranni, scusa è buona, vero caro? Va bene, ok, ballate, dai Sono belle notizie Su, venite a ballare Dopo aver chiamato, ecco Diciamo, il suo analista Si sente decisamente meglio Quindi inviterà nell'otto attuale ehm, Un po' secondo me, ragazzi, si sente in colpa Perché lei sa che comunque lui è innamorato pazzo di lei, però sappiamo anche com'è fatta, quindi invita gli amici, quindi i soliti amici ragazzi di sempre, perché per lei comunque sono la sua famiglia. E inoltre cara, direi che potresti, ecco tutti vengono da te, che bello, venire qui e unirti alle danze e balla tesoro. Sei arrivata, Gil, tesoro? Eh sì, Gil, buonanotte, ragazzi, scusate Rebecca eh, Non lo so, eh, ti sei trasferita Da un'altra parte, proprio in Un altro continente, perché Cioè, tutto sto casino, vabbè uh. No, non discutere la pace del mondo eh, Anzi sì, discutere la pace del mondo Certo è che per sopportare una Come mia sorella, devi essere veramente Un santo, eh Credo proprio di sì e lui non capisco a che cosa ti riferisci. Eh lo so io lo so io, va bene ok lo sappiamo. Quindi cara puoi entrare in casa poi per favore? No non cantare. Vai qui e fai il raduno del club perché la famiglia adesso assolutamente... Senti caro, fai un'altra cosa, ballo sì, basta voi due. Vieni qui e butta via ti prego perché qua c'è lo schifo. Oh, stai contento, fai una cosa, vieni qui, parla con tua figlia, vai a spettegolare. Perché secondo me devi informarla del fatto che sua sorella sta per ricevere una proposta di matrimonio. Eh, chiacchiera con Mirko, lui, non capisco cosa volevi dire. Dai, lo sappiamo che stare con mia sorella non è facile come bere un cappuccino. E tu non devi fare il lama, fattene una ragione. Ti ha invitato qui per cena, ma non l'hai ancora capito che per lei sei peggio di un giocattolino. Eh... Senti, non dire queste cose, ok? Tua non mi ha mai chiesto soldi né altro Quindi so che sono importante per lei Sì, ok, va bene tesoro, se lo dici tu Eh, Dylan, caro, hai informato Doveva essere una, sp una spettegolessata Così lo fai sapere a tutti No, lei sta parlando con loro, ok, perfetto Quindi saluta tua nipote Basta Oh, dunque, fermi tutti Chiedile della giornata Oh, bene, se tu si salutano così, ragazzi. Impara a conoscerle perché è importante. Lancia dei coriandoli. Abbraccia il tuo migliore amico perché direi che è il caso. Insomma, ragazzi, così. E è il momento proprio di andare a mangiare. Quindi, prendi una porzione insieme. Anche tu, caro mio, prendi una porzione. Pure tu, tesoro, che stai facendo? Ballo, basta così. Uh, per favore prendiamo tutti una porzione perché anche Dylan prendi una porzione caro Direi che è proprio il caso e mettetevi seduti dove preferite perché no però se riuscite a sedervi almeno qui Siediti tesoro dai Caro dovresti sederti a capo perché tu sei in questo momento no Vai oh, vai a prendere la porzione e poi sediti qui dai Cara, hai preso una porzione? Ecco, sediti qui La famiglia deve riunirsi, ragazzi Quindi Assolutamente tutti seduti Ecco, ti, ha, ti sei fatto fregare il posto da tua nipote? Oh, ragazzi Che bel ritratto di famiglia Sapete che ci sono anche altri ospiti, vero? Non me ne frega un pero però ragazzi, meraviglioso. Non c'è più Jill. Però la famiglia è sempre unita. Sempre. Guardate che belli. E quindi facciamo una bella foto per no? Chiacchiera un po' con Claire. Vabbè, noi state flirtando. Ma davanti a un, pover un poveraccio che ha appena perso sua moglie, vi prego. Goditi la compagnia, Ecco goditi la compagnia con loro. Canta della festività. Ovvio, tu cerca di socializzare. Chiedi della scuola, rallegra. Lui, vedete, ragazzi, già si è calato nei panni. Già ce lo vedo. Lui, papà, eh? comunque, vi dico la verità. Ma come presentazione, ma fai una presentazione amichevole. Ma assolutamente, conosci tutti loro, vero? Ma che te. Fr... Prova a fare una presentazione fruttante. Bello mio, ti arriva un destro, no? Allora, presentazione amichevole con tutti, forza. Oh, devi intrattenere gli ospiti, bravo! Tesoro, tu invece parla con tua zia, dai! Raccontale una storia sensazionale! Lui invece si sta presentando con tutti, bene, mi fa tanto piacere! E forza, cos'altro dovete fare? Invitare sti cavoli, forza, che dovete fare? Spirito grato! Oh, certo che sei riconoscente, magari alle tue figlie per esempio! Conversazione personale profonda perché ti sono stati accanto in un momento comunque, no? Molto difficile. Quindi io immagino che il primo anno debba essere, no? Festeggiato. Uh, se lo troviamo, ragazzi, Lancio Coriandoli, no? Mm, si, sì, riconoscente, ecco. Secondo me lui sarà riconoscente un po' con tutta la sua famiglia perché obiettivamente tutti ti sono stati accanto, no? Per carità, non che per loro fosse un momento, ragazzi, felice, però... Ecco, eh, lui secondo me vuole essere un po' riconoscente con tutti. Perché io immagino ovviamente che Claire, Thomas abbiano chiamato, insomma, no? Off camera, ragazzi, io... Hanno effettivamente chiamato, cioè più di una volta lo hanno contattato per dirgli ho saputo del tuo lutto, dai vieni a cena fuori con noi, o vieni a pranzo, eccetera, eccetera. Quindi l'ho trovata una cosa molto molto dolce e carina. Eh, una volta finito, però, caro, vai in bagno perché altrimenti qua c'è il crollo proprio della prostata. Eh? E non mi sembra il caso. Poi anche tu, eh, vai in bagno perché. Ora devo proprio andare, va bene, vai se devi. E tutti mangiano, chiacchierano, insomma, ragazzi, vabbè, questa famiglia è sempre un po' incasinata, però adorabile. Forza, su. Sì. Abbiamo avuto molti giorni di pioggia, ma ora ci stiamo risollevando perché siamo una famiglia unita. Ma certo, noi possiamo fare a meno delle auto di lusso. Sono altre cose che contano. E la sorella, non ci sono le auto, ti credo che parli così. Vabbè, insomma. Una bella cena è quello che ci vuole, tutti insieme. Guardate lui come cerca di infilarsi e di conoscere la famiglia di Sherry. Oh, santa fera, ragazzi. Bene, bene, mi fa piacere Vieni qua poi, perché a questo punto tutti Eh, come dire, no? Lui sa che sta per arrivare un momento importante L'ha detto anche alla figlia Quindi anche la figlia lo sa Lei non vuole essere riconoscente <ride> Ragazzi, perché snob? Mi sembra giusto, certo, come no tesoro Sei sempre la solita Ehm Oh, scopri cosa sta succedendo Non succede niente, vieni qui, cara Vai qui Forza, diamoci una mossa Tu vai qui, cara. Ti prego, basta. Ecco, questo ha rotto proprio le pere. Dylan, ti prego, caro. Nel frattempo che tua figlia va in bagno, puoi riparare? Ti prego, guarda, ma è possibile che rompete sempre tutto, mamma mia, oh, oh Dylan, velocissimo. Sei stato bravissimo, bravo. Eh, fai una cosa: asciuga anche così siamo a posto. Perché qua qualcuno deve fare la proposta. Forza, diamoci una mossa che il momento è fondamentale. Lei verrà qui, ragazzi, come minimo. Eh, dai, e vabbè, ma allora lo fate apposta, ragazzi. Io, cioè, non ho parole. Devi essere riconoscente. Lei sarà sicuramente riconoscente. Eh, ripara, dai, su. A Mirko, ragazzi, perché Mirko è stato molto paziente con Dylan e quindi lei apprezza moltissimo. Io ti ringrazio così tanto, tesoro. Non so come avrei fatto senza di te, eh, tesoro. Però cambiati d'abito perché, guarda, tu non lo sai. Però insomma, il momento è particolare. E lui, figurati, amore. Eh, scherzi, vero? Sai che per te farei qualsiasi cosa. Vieni qui, caro. E no, scusami, vieni qui. Cerca di avere un figlio, no, direi che non è il caso. An eh, aneddoto divertente, perché lui magari, sai, oggi ho parlato un po' con tuo padre. E... Um, è stato molto ben disposto verso di me, immaginiamo stai dicendo. E lei... E che intendi dire? Eh, sapessi tesoro, ora lo scoprirai. Sbrigati cara, vai in bagno, perché qua tua sorella sta per vivere un momento importante. Quindi per favore... Beh, sai, Bimba, avuto tanti giorni di pioggia. Tu sei stato così dolce con lui. Ma cosa intendi dire? Beh, niente, diciamo che. Ho dei validi motivi per esserli riconoscente, capisci? E lei. Oddio, qualcosa di importante? Possiamo tipo fare un viaggio? Eh? Scommetto che hai già cercato i biglietti con lo smartphone e lui. <ride> Beh, sono un tipo energico. Sì, effettivamente mi sono dato da fare, ma non in quel senso. Eh, caro, ti prego. Mm, non. Oddio, ti prego, dimmi che cos'è. Sono troppo curiosa. Eh, ha detto che possiamo dormire nella stessa stanza. Potrei Potrò mettere i miei vestiti nel tuo cassettone? Questo sarebbe il regalo più bello del mondo. Non dovremmo nemmeno spendere i soldi. Guarda, eh, guarda, diciamo che è qualcosa di simile. E abbiamo anche parlato di come tua sorella cucina male. Sì, ma non farti sentire perché ce l'hai proprio lì, caro. Non, non credo sia il caso. Comunque, farmi un complimento per l'aspetto perché, ragazzi miei. Eh, come dire, no? Ed è a questo punto che il nostro propone le nozze. Ha avuto termine e quindi con la famiglia ancora presente... Fai così! Io ti amo tanto e... Ho già chiesto a tuo padre, lui è d'accordo. Mi vuoi sposare, Rebecca? Guardate lei. Oh, mio Dio! Eh, si, sì, tesoro. Guardate lui, fiero. Dylan, butta l'occhio, fa il vago, ma in realtà. Ma certo, tesoro. Certo, che voglio. Oh, sei contento, Dylan. Ora sì, che ti senti più tranquillo. Fai una conversazione personale profonda con tuo padre. Che è? Perché ti spaventi? Papà, guarda, ti avviso, eh. Non ci vuole una scienza per capire che io non mi farò mai intrappolare in questo modo. Tesoro di papà papà spera tanto di poter assistere a un momento del genere anche per te. Devi capire che il matrimonio non è una palla al piede, ma certo, tuo padre ha ragione, dice lo zio Thomas. E... Oh mio Dio, siamo fidanzati, cioè. Siamo veramente proprio fidanzati e lui. Sì, tesoro. Tieni la mano, siamo fidanzati. Eh, beh. Accarezza la guancia Tuo padre Era d'accordo e quindi Non posso che essere più riconoscente di così Sei felice lei Ma certo che lo sono Eh ragazzi un po' di gioia in questa famiglia Vedete lui è molto fiducioso Che farei cambiare a tua figlia idea tesoro Non credo proprio quindi vai abbraccia Perché lui immaginiamo no? fa, fa le congratulazioni a entrambi i ragazzi sono così felice Eh impara anche a conoscere bene Lo conosci bene? Scusa un attimo Perché io non so Se lo conosci bene Eh no Non lo conosci per niente eh, Quindi direi che è il caso Abbraccia anche lui Certo Ora che ho la sua approvazione Non mi sentirò più in difetto Nei suoi confronti Sa Ah, oh, sono veramente felice, figliolo, mi hai fatto il regalo più grande. E lei contenta, ragazzi, guardate questa scena. È a dir poco meravigliosa. Quindi la nostra Rebecca futura sposa. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Direi che possiamo, dopo questo momento di gioia, eh, terminare il raduno. Perché, eh, ragazzi, sono le tre. Le bambine non lo so, stanno in giro alle 3. Vabbè, e lei verrà qui e parlerà col padre, ovviamente, adesso. Che c'è, tesoro? Non basta, si, sì, abbiamo capito. Basta chiacchierare. Lei, ovviamente, dirà al padre: Papà, senti, fai um, una conversazione personale profonda, ovviamente, perché ora immagino che lei gli dirà: Papà, adesso però possiamo, vero? Non sei più... No? Cioè, sei d'accordo adesso se... Insomma, siamo promessi sposi... Magari immaginiamo, no? Ecco, fai una conversazione profonda, va bene anche così. Papà, dai, ti prego... Eh? Lui è la mia stella! Va bene, va bene! Ora che so che lui ha delle intenzioni veramente serie... Che non vuole perdere tempo a prendere mosche... Che ha, come dire, portato una giornata di sole e non di pioggia nella mia vita... Papà, lo vedo che ti è tornato il sereno, sono d'accordo. Need... Tuo padre approva, tesoro, eccolo eh? qua, guardate lei, ovviamente anche lei ragazzi felice, verrà qui e um, abbraccerà sia sua sorella che il suo futuro cognato, ovviamente. Poi abbraccia affettuosamente anche lei. Spegni sto coso perché abbiamo capito, spegni. E poi fare una conversazione per personale profonda sicuramente col padre del tipo Sei contento papà? Hai visto almeno una delle tue figlie? E si sistema Oh sorellina, auguri Eh ragazzi, sembra ieri che queste due gattonavano in giro per casa E invece Rebecca già, già si sta per sposare Non ce la faccio, sono troppo sensibile E, e quindi sì ragazzi, che gioia, che gioia, che gioia Con questa gioia in famiglia, ragazzi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Questo lo ripariamo così perché non hanno rotto il pelo. Finalmente un po' di felicità in casa Redfield. Ci voleva, ragazzi, ovvio che ci voleva. Voi due venite qui e ovviamente fate fichi fichi perché dovete festeggiare. Tesoro, tu vai a dormire. Non sei stata la protagonista tanto in questo episodio, però dai... Non puoi essere sempre tu la protagonista È vero che sei l'erede però su ehm... E quindi ragazzi ci fermiamo qua Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale Mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo ragazzi che Nella descrizione del video potete trovare Tutti i vari modi mh, per uh, Contattarmi Potete trovare la programmazione del, del canale, delle playlist, ovviamente, quindi se avete perso qualche video andate, ma soprattutto il link ai canali dei miei amici youtuber che fanno Gameplay Macinima con The Sims 4 e GP con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivetevi e campanelline sempre attive. Perché solo con le campanelline attive, vi ricordo: solo con le campanelline attive, ragazzi, vi arriva la notifica nel momento in cui qualcuno di noi pubblica un video nel suo canale. Quindi non rischiate di perdere i contenuti. Fatemi sapere se l'idea di poter ehm, creare eh, la, la scuola di ballo per, per Sherry può farvi piacere. Ripeto, siete liberissimi, immaginate una scuola di ballo, non deve essere enorme, ragazzi. Un lotto decidete voi, poi ecco. Ovviamente io cercherò di insomma adattarmi di conseguenza in base a. Eh, un po' le dimensioni che... del lotto che sceglierò, ecco. Io, ragazzi, vi auguro un fantastico inizio a settimana. Una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando al prossimo. Sul Soul Simmers, e non.